Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere come realizzare queste stelle, che sono un po' come dei fiocchi di neve, vedete? E sono fatte semplicemente all'uncinetto, con naturalmente della lana e un ago come questo, che è un 3. E poi naturalmente vi farò vedere come realizzare tutto partendo dall'inizio, quindi dal centro. E come vedete può essere realizzato in vari colori, quindi l'ho fatto in bianco, in azzurro e naturalmente vedete lì dietro nel rosso. Dipende un po' appunto qual è il vostro scopo, perché per esempio se volete farli come fiocchi di neve ovviamente sarete più su questi colori, se volete farlo invece appunto tema Natale magari il rosso ci sta un po' di più sul tema. Io in questo caso lo faccio però con il tema appunto dei fiocchi di neve e quindi partiamo con questo azzurro. Faccio il mio ma anello magico e parto con una catenella. Faccio poi, vedete, varie maglie tutte intorno al nostro anello magico. 5 6, 7, 8, 9, 10 e, ups, ecco qua, e 11. Avete visto, ho fatto tutte maglie basse e ora posso tirare il mio anello in modo tale da chiuderlo. E lo chiudo per bene con una catenella. Ed ecco qua il mio centro del fiocco chiuso. Vedete, sono 11 punti. E ora posso partire con 3 catenelle per salire. Quindi avete visto 3 catenelle. E poi faccio un altro punto, vedete è una maglia alta, e ora faccio 6, 5 e 6 catenelle, avete visto? E ora non vado nella prima, ma quindi nella terza praticamente. Ecco qua. E faccio una maglia alta. Vedete, formo questa specie di cerchio che sarebbe appunto questa della nostra stella. E ora faccio di nuovo un giro e faccio un'altra maglia. Poi ancora 6 catenelle, 4, 5 e 6. E di nuovo non entro nella prima ma nella seconda. E vedete, è sempre il contrario, cioè sempre alternato una piena e una con le 6 catenelle. Vedete? Quindi ora va ancora un punto, una maglia completa, poi si alterneranno con le catenelle. Ecco qua, vedete? E ora è il turno delle 6 catenelle. 5, 6. E ora di nuovo qua. Maglia. Ed eccoci qua. Vedete l'ultima? È quella che facciamo, vedete, siamo ancora alle 6 catenelle, la mettiamo in questo punto dove abbiamo fatto il primo giro e la mettiamo alla terza catenella. Ecco qua, in modo tale che appunto la chiusura non sia bassa sul giro, ma sia dove termina la catenella. E così facciamo questo completo con tutti, diciamo, i petali. Vedete? Ora sembra proprio come un fiorellino.
E ora continuerò con maglie basse per poter fare la struttura un po' più compatta invece che quella dei fiori, del fiocco, scusate. Ecco qua. 4 maglie basse. Vedete? Poi 2 catenelle. E ora torno. Quindi con 4 maglie basse. Vedete, questo forma, le 2 catenelle praticamente vanno a formare il vertice in modo tale che resti come una punta della nostra stella. Eccoci qua, vedete? E ora faccio una catenella tra le 2 maglie che avevo fatto prima in modo tale da poter cominciare con lo stesso giro sull'altro lato. Ecco qua una catenella e ora 4 maglie basse, 2 catenelle e 4 maglie basse per tornare. Avete visto? 4 a salire, 2 catenelle e 4 a scendere. Ed eccoci qua con la quarta. Ed ecco qua il secondo vertice, vedete? E inizia a formarsi anche davvero un po' la struttura e la compattezza di questa stella. E di nuovo ora faccio una catenella, chiudo e riparto con le 4 maglie. Tutto come abbiamo visto nelle prime 2. Eccoci qua, vedete? Ho completato tutta la stella, che sembra avere un fiocco di neve ora. E ora posso semplicemente tagliare il filo. Ecco qua, vedete? Ho terminato con le 4 maglie basse. Taglio. E rimuovo. E ora dal dietro nascondo, diciamo, il pezzo di filo che mi è rimasto. Ecco qua, vedete? Faccio passare qui dietro. Eccoci qua. Tiro per bene così che anche questo vertice sia completo e ben affrancato. E ora dipende da voi, insomma, i 2 pezzi di filo che ci sono rimasti possono essere utilizzati per fare un fiocco, per essere appesi, vedete, come in questo modo. Oppure se volete per esempio continuare a utilizzare queste stelle come altre decorazioni, semplicemente tagliate i fili più corti una volta che avete nascosto magari l'estremità o fatto un piccolo nodo. Naturalmente non vedo l'ora di sapere quali che sono i vostri commenti e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!